Salve, le spiego il funzionamento del sito. Allora, iniziamo con le pagine. Ok, queste sono le varie pagine del sito. About cart è una pagina del cart checkout. Queste sono delle pagine di WooCommerce che devono essere automaticamente, devono essere generate. Ok, le altre sono invece contact us, cookie. Ok, praticamente questa è l'inglese è la lingua principale, no? Noi da qua in alto abbiamo questa bandierina e NIT cambiamo lingua. In ogni caso, se facciamo l'edit di una pagina, siccome l'inglese è la pagina principale, ci conviene sempre prima fare l'inglese e poi fare l'italiano. Questa la matita indica che c'è già una traduzione, per cui vede queste pagine hanno tutta la matita, per cui sono tutte tradotte, no? Allora, iniziamo per esempio con About. Ok, io ho messo qua Beaver Builder, che è un page builder, che è molto comodo, no? Vi faccio vedere come funziona. Allora, si può usare direttamente, una volta loggati, si può usare direttamente dal front end, non c'è bisogno di andare nel back office, no? Allora, si può lanciare sia da qua, una volta entrati qua facciamo launch. Ok, adesso ci ha caricato il page build. Questo è il settaggio, questo è il testo. Okay, e questa è la foto, vabbè, adesso non so perché non la carica. Okay, una volta che abbiamo fatto il testo si edita normalmente come un testo di Word, diciamo, si va qua e mettiamo il testo che vogliamo. Salviamo, poi facciamo Publish. Adesso la cosa della foto vedo di capire che è successo. Ok. Servizi clienti. Qua la stessa cosa, no? Se dobbiamo cambiare il testo, andiamo su qua. E mettiamo il testo del servizio clienti. Questo c'è uno shortcode, fa riferimento praticamente a sono qua i contact forms. Questi sono i contact form che ci sono nel sito. Il contact form Contact us, modulo contatti, c'è cioè uno per l'italiano e uno per l'inglese di tutti e tre i form. Contact us form, modulo contatti, form resi. Ok, per esempio vediamo questo qua, modulo contatti. Ecco, questo praticamente, vabbè, qua non è da toccare, giusto per far vedere com'è l'email a cui viene inviato. E poi qua vengono ripetuti i campi che vengono inviati all'amministratore. Ok. Questo per quanto riguarda il contact form. Poi invece, vabbè, poi le pagine sono sempre la stessa, anche qua termini e condizioni. Ah, qua quando abbiamo modificato facciamo pubblica. Ok. Naturalmente adesso per esempio qua se modifichiamo, adesso non ho modificato niente perché non c'è problema, però se modifichiamo per esempio la pagina
con Beaverville, poi dopo andiamo in italiano e modifichiamo le stesse cose. Qua si può sempre cambiare il testo. Beaverville. E cambiamo e ci mettiamo il testo, si può anche incollare. L'unica cosa, allora, questo qua è un H3. Dei paragrafi fa così, gli mette, lo evidenzia e gli mette questo qua, e ci sono i vari, e poi salva, e salva ancora, don't publish, ok, e pubblicare. Poi. Allora, queste qua le pagine abbiamo visto sempre. Ah, ecco, queste qua, le domande frequenti. Queste si trovano qua invece, in responsive accordion. Ecco, questi sono i vari, sono due. Sono sempre la stessa cosa, uno in italiano e uno in inglese. Vediamo uno dei due. Questo è lo shortcode per inserirli nella pagina. Sono già inseriti, per cui non serve, però faccio giusto per. Vedete, questo è quello in inglese. Sono le domande. Se praticamente noi vogliamo aggiungere un nuovo accordion, qua modifichiamo naturalmente quelle già inserite, no? Poi, se ne vogliamo aggiungere un altro, facciamo aggiungi, ci mettiamo la domanda. Sempre question e poi ci mettiamo la risposta, giusto una prova, poi dopo mette quello, naturalmente quello che vuole. Allora qua di default lui mette un'icona che a noi non ci serve, per cui mettiamo qua no quando creiamo un nuovo, la posizione poi delle domande, se per dire noi ci siamo accorti che quando abbiamo messo le domande dell'accordion, non so, una posizione, non so, questa la vogliamo qua. Possiamo modificarlo spostando gli elementi, no? Ok, poi una volta che abbiamo finito, ok, update. Questo è quello che abbiamo messo adesso, vedete? È lo stesso se vogliamo cancellarlo, clicchiamo quest'icona qua del cestino, ok, facciamo update. E ci va via. Poi, allora, questo è per quanto riguarda le pagine statiche, no? Poi invece per i prodotti andiamo su product. Qua li ho già inseriti i prodotti che. Allora. Qua, ah, aspetta, le faccio vedere prima una cosa. Allora, praticamente dobbiamo, se editiamo dei prodotti, dobbiamo andare su plugin. Riattivare questo plugin Media Translation, perché praticamente questo plugin ci crea dei problemi, perché il sito ha delle pagine che non sono aggiornate, per cui noi quando editiamo i prodotti lo attiviamo, quando abbiamo finito lo dobbiamo disattivare perché praticamente ci crea dei problemi col carrello e eccetera, perché vedi, se andiamo qua, la pagina di WooCommerce, qua ci dice praticamente lo status del sito, ma dice tutto a posto, qua è tutto a posto, ok. Poi se scendiamo qua, ok, vedi, templates, questi sono praticamente dei file nel sito, nel template,
vanno sopra i file di WooCommerce, no? Cioè sono dei file di WooCommerce che il sito per implementare modifica e mette nel suo template. Però praticamente il template vede look, WooCommerce, questi sono dei file contenuti, però noi purtroppo non possiamo semplicemente prendere i file originali di WooCommerce e metterli dentro perché sono stati modificati per adattarli al tema. E lì nasce i problemi delle compatibilità, vede quanti sono questi file che non sono aggiornati, no? Per cui, cioè, le altre cose funzionano, però quando ci sono dei problemi magari con i plugin o con le cose, può essere perché appunto non tutti i file sono aggiornati. Adesso noi abbiamo aggiornato Cart e Minicart, perché c'era quel problema delle taglie, però cioè, qua non è un lavoro quello che vi dicevo, per cui bisogna fare questa accortezza quando si editano i prodotti, si riattiva VPML media, poi si va in prodotti. Ok, qua è la stessa cosa, sono tutti i prodotti, prima in inglese, no? Adesso per esempio andiamo su questo qua. Ok, questo è il codice, qua la categoria, prima creiamo quello in inglese. Allora, qui andiamo nella pagina, magari uno apre una pagina, per esempio se ne creiamo un nuovo, no? Facciamo aggiungi nuovo. Ecco, ci teniamo con la pagina di riferimento, una pagina di un prodotto che abbiamo già aperto, no? E ci scriviamo, andiamo su qua, mettiamo il nome, poi la categoria uomo, immagine prodotto. Ok, ci mettiamo prima l'immagine o la carichiamo dal computer, upload, no? Se non ce l'abbiamo già caricata andiamo a cercarci l'immagine nel computer, se no se sono già dentro nei media, andiamo per esempio questa qua, Bright. E lì ce l'aggiunge qua, questa è l'immagine prodotto principale. Poi per le due della gallery, quello sotto Product Gallery, e ci mettiamo queste due. Ok, poi qua facciamo, gli mettiamo un nome giusto per sempre. Qua il codice. Ma no, qua dobbiamo mettere prodotto variabile, perché è un prodotto variabile che ha diverse variazioni. Qua ci mettiamo il codice. Ok. Sotto ci mettiamo la descrizione breve, che è quel pezzo. Io preferisco farlo con test, però, perché prende tutto bene. Test, me lo incollo qua. Ok, questo è praticamente il test. Questo qua è lo shortcode del pop-up. Allora, i shortcode dopo glieli scrivo, glieli mando su un foglio. Praticamente sono differenti se sono uno per l'uomo, c'è cioè uno in inglese, uno, cioè sono per l'uomo e uno per la donna, e poi uno in inglese e uno in italiano. Adesso qua ho sbagliato, infatti c'è uno, c'è un... Allora, sono qua. Vabbè, dopo gli scrivo lo shortcode completo così è più semplice. Allora, questa cosa devo mettere 1795. Perché è Size Guide Man, è in inglese, no? Allora,
Ok, qua possiamo editare il testo poi naturalmente dei vari, delle varie cose, oppure aggiungere nuove. Ok, qua Sense Guy, questo abbiamo fatto. Adesso iniziamo a mettere. Allora, siccome è un prodotto variabile, dobbiamo mettere gli attributi. Allora, questo qua è un prodotto uomo. Cioè, adesso questo qua lei lo dovrà fare solamente nel caso di prodotti nuovi, quelli già inseriti non deve fare niente. Solamente se dovesse cambiare delle variazioni, dopo le faccio vedere. Però diciamo. Allora, qua andiamo su SizeMan. Aggiungiamo. Ecco, qua appare questa finestra. Dobbiamo selezionare, seleziona, select all, che ci aggiunge tutte le taglie. Poi facciamo, lo usa per le variazioni, ok? Salviamo. Ok. Adesso, quando lui ha salvato, andiamo su variazioni. Crea variazioni dagli attributi, ok? Otto variazioni aggiunto, ok. Adesso ci aggiunge delle variazioni. Bene. Queste sono le variazioni 39, 40, 41, ok. L'unica cosa che bisogna mettere qua mette lui tutto, diciamo, in automatico. L'unica cosa è il prezzo, perché loro l'hanno fatto in modo che se uno, per esempio, una taglia ha un prezzo e una taglia ne ha un altro, allora bisogna. Per cui l'unica cosa un po' una menata è che bisogna mettere il prezzo di tutti quanti, no? Bisogna aprire questi qua. Ok, quando abbiamo fatto questo, salviamo. Ci salva. Ok, controlliamo che abbiamo fatto tutto, che foto, ok, la categoria, cioè i prodotti, la descrizione e pubblichiamo. Pubblica. Ok, prodotto pubblicato, adesso andiamo a vedere com'è. Qua c'è la taglia, ok. Le varie cose. Adesso, questa qua l'abbiamo fatto in inglese, giusto? E poi dobbiamo fare la versione in italiano, che è molto più semplice farla, perché praticamente prende gli attributi già da quella inglese. Allora, praticamente facciamo così. Quando siamo sempre sulla pagina del prodotto che abbiamo creato, no? Andiamo su Translate. Ok. Qua ci conviene fare così evitiamo di riscrivere tutto manualmente. Facciamo copy contenuto dall'inglese. E lui ci copia già il contenuto della pagina. Il nome, tutto quanto dall'inglese. Dobbiamo solo cambiare, come le dicevo, il codice del pop-up, che praticamente diventa diverso. Poi glieli mando comunque, come dicevo. Adesso taglio uomo 877.
Questo qua 877. Allora, il resto delle cose lui le copia da solo quando adesso quando salviamo, no? Lui ci copia tutte le foto, vediamo. Vedi, è andato a prendersi la foto da quell'altro e anche le variabili. Qui se adesso andiamo a vedere la pagina del prodotto. Questo è in italiano. Adesso qua appare taglio uomo perché abbiamo attivato il plugin, poi dopo purtroppo non appare perché dobbiamo disattivarlo il plugin. Però diciamo il resto della funzionalità funziona. Poi qua in inglese è la pagina corrispondente, vedete? Sample, ok. Se invece adesso torniamo su tutti i prodotti. Se ricordiamoci sempre di farlo in italiano, la variazione, vedete? Cioè, scusi, di farla in inglese la variazione. La sample. Adesso, per esempio, abbiamo fatto questo prodotto, ci accorgiamo che ne so, dobbiamo cambiare qualcosa, andiamo qua e gli cambiamo la variazione, insomma, non so. Ok. Ed è abbastanza semplice. Poi invece, in WooCommerce, questi sono i settaggi di WooCommerce. Allora, questo è l'indirizzo, vabbè, poi qua lo puoi editare lei, via Trieste. Qua vendiamo tutti i paesi, ok. Euro, la valuta principale. Adesso sto attivando, dopo attivo il plugin per il cambio di valuta, così si vede. Poi prodotti. Questo, niente, non c'è da fare niente. Qua inventario praticamente no, non ce l'abbiamo, perché praticamente se dobbiamo abilitare l'inventario dei prodotti, come le dicevo l'altro giorno. Ci sono tre zone, no? Italia, Europa e resto del mondo. Allora, praticamente andiamo su Italia. Ok, questo è un metodo che ho aggiunto io, no? Posso aprire l'Italia. Qua si può editare naturalmente o aggiungerne altri. Allora, praticamente mettiamo che editiamo questo qua. Posso aprire l'Italia, tassabile, ok? Ecco, questa è la formula. La formula praticamente vuol dire che 10 è il costo principale del primo prodotto e 2 è la quantità. Se lei vuole per dire mettere 8 e 3, edita solamente questi due parametri per dire se 8 è il costo del pacchetto, poi che ne so, 3 per ogni scarpa successiva che il cliente ordina insieme, fa 8 più 3, basta, e salva. E qua io adesso posso aprire un esempio, poi lei ci mette il nome che vuole, che ne so, spedizione con corriere, come lo vuole chiamare, oppure poi una volta che è editato cambia. Salva, poi dopo andiamo qua di nuovo in shipping zone. E la stessa cosa possiamo fare con gli altri, no? Europa. Qua sono già messe le zone. Qua io l'ho chiamata anche nello stesso discorso, l'ho chiamato registro in me, ma si può chiamare come si vuole. E qua lo stesso, va a editare questi due campi. Poi checkout, adesso abilitato il pagamento con bonifico e il pagamento con PayPal. Ok, per editare i pagamenti,
qua. Qua dà le istruzioni. Praticamente, se poi. Allora, questa è la versione inglese, no? Make your payment directly into your bank account. Your order will not be shipped. Vabbè, ok, qua dà tutte le cose. Qua o si può aggiungere direttamente il numero dell'account, però boh, io preferisco mandarlo in un secondo. Una seconda mail si può mandare come nota, come le dicevo, nota, si può mandare una. Oppure, se preferisci, lo può mettere direttamente qua, così loro quando ricevono. Per tradurre, poi uno, per esempio, siamo qua. Direct Bank Translation. Tradurre in italiano. Bonifico bancario. Ecco, questa è la parte delle traduzioni, dopo lo faccio vedere meglio. Bonifico bancario. Poi clicco qua, usa la mia traduzione, ok, salvo. Così dopo, quando vado nella pagina e sono in italiano, lo vedo in italiano, perché se no lo vedo sempre in inglese. Ok, questa è stata, adesso poi traduco anche le altre. Comunque le faccio vedere perché nel caso se vuole modificare una traduzione, andando qua può cliccare. PayPal è già a posto, basta mettere questa parte qua, questa mi manca che no, trasferendo il sito non sono riuscito. Live API password. Ok. Account. Qua niente my account, niente questo email. Queste sono le email che la gestione della mail. Ah, ecco, io adesso ho aggiunto la mia mail per dopo l'ha cancellato, naturalmente l'ho aggiunta per fare i test per vedere quando arrivano le mail per controllare se va bene, no? Ovviamente la tolgo, però per dire, se lei poi vuole mandare qua, per esempio, questi sono new order, nuovo ordine cancellato, ordine è andato a male. Praticamente qua, se vuole cambiare il destinatario invece che, oppure vuole, non so, vuole mandarlo a order, e poi per dire la sua mail personale, aggiunge qua, mette una virgola e l'aggiunge qua. La stessa cosa delle traduzioni. Ecco, se nel caso si. Sì, vabbè, questo lo faccio io dopo, non, perché è un po'. Non è semplice. Ok. Ah, qua devo mettere qua, vabbè, sì, aggiungo l'immagine del sito. Ok. I colori. Cosa sono i colori? Vabbè, per personalizzare la fattura che arriva, adesso la cambio qua perché. Era numero qua. Ok. Questo niente. Ah, questo è il plugin della valuta. Qua abbiamo le zone. Vede? Zona euro e resto del mondo. Quindi, zona euro c'è l'euro, ovviamente, qua il resto del mondo. Dollaro, auto update exchange, sì. Ok, abbiamo detto contatti, letto responsive. Ah, giusto la cosa delle traduzioni. Ah, lo slider è qua dentro, slider evolution.
Ok, il nostro slider è home slider. Ok, queste sono le immagini che scorrono nello slider, no? Queste quattro immagini qua. Se poi vogliamo praticamente cambiare, qua si elimina l'immagine che non vogliamo mettere, oppure possiamo spostare, questa e questa, oppure possiamo caricare altre. Non conviene più di, secondo me, più di massimo 6 immagini, perché alla fine diventa pesante poi quando caricano. Per cui comunque anche qua o si caricano dalla libreria o oggi c'è una linea un po' lenta. Vabbè, comunque upload e si mette il file che si vuole. Ok. E poi l'ultima cosa, le traduzioni. Praticamente, se vabbè, lì mi può contattare se c'è qualche problema, ovviamente. Però se per dire, vede che c'è una parola che appare non tradotta, per dire, si può andare qua. Questa purtroppo non la tradurrà, però ne ha altre parole. Ok. Ecco qua mi dà praticamente, sono le varie voci che ci sono dentro nel sito, no? Per esempio, cerchiamo product. Ecco, lui mi dice tutte le cose che c'hanno dentro il product. Poi naturalmente saranno tante, perché però devo guardare quelli che hanno scritto look, che sarebbe il nome del tema, no? Vedi, questo l'ho tradotto. Ci va prodotto. Faccio qua, modifico. Rimettiamo articolo. Anche qua. Vabbè. Comunque ci sono, queste sono le varie, naturalmente solamente le cose che si vedono non tradotte, perché lui fa la scansione di tutte le cose, però ci sono delle cose che non servono, perché magari sono nei coffee, sono proprio, non ci servono, per cui non è necessario tradurre tutto quello che appare qua. Va bene, se c'è poi qualche altra domanda o cose che non ha capito, io gliele spiego. Saluti.